Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, per noi adesso sono circa le 5, 5 e mezza, non so dirvi con precisione l'ora, però comunque siamo nel tardo pomeriggio e gli operai se ne sono appena andati, i lavori stanno continuando per quanto riguarda tutto il bagno di sopra e niente, adesso Luca ed io ci mettiamo a fare un po' di cose. Innanzitutto volevo partire da la sega circolare, che ieri sera poi Luca è riuscito a montare, ha completato il montaggio e adesso vogliamo provarla perché ancora non l'abbiamo provata e sono molto curiosa di vederla in funzione. Ecco qui l'attrezzo completamente montato. Adesso lo mettiamo anche in azione. Dunque, come avete appena potuto vedere, sia Luca che io abbiamo provato la sega circolare. Ottimo acquisto, veramente. Era un acquisto che Luca desiderava tanto, ma ho visto dai vostri commenti che in generale i mariti apprezzano molto Sì, perché questi tanto attrezzi. prima stavo facendo i pezzi grossi con la motosega e poi alla fine tagliavo col seghetto, quello manuale, però per i rami piccoli andava bene, infatti mi si è rotto. Sì, No, l'abbiamo l'ho distrutto. distrutto, si è rotto il pezzo, quindi mi sa che lo dovrò buttare. Per i pezzi piccoli andava bene, quando incominciavano ad essere grossi, faceva troppo fatica. Era un Non... problema, sì. Invece qua in 2 secondi, senza fare un minimo di fatica. Sì, infatti volevo dire questo. Io ho voluto provarla perché sapete che a me piace saper utilizzare ciò che abbiamo in casa, anche se sicuramente la sfrutterà più Luca, però volevo provarla, capire come si utilizzasse, eccetera, eccetera. Ma la cosa che mi ha stupita, che non mi aspettavo, è che quando si passa il legno, io mi ero immaginata di dover mettere una determinata forza, di dover far resistenza. Infatti, il primo legno che ho passato, ho detto, ma non può essere già stato tagliato perché non ho sentito un minimo di No, resistenza, no, come non fosse burro. senti niente. Raga, è incredibile. Ah, Cioè, vabbè, molto un buon ma in acquisto. 2 secondi si Ci fa evitiamo tanta veramente fatica tantissimo. e in poco tempo tagliamo. Sì, ma soprattutto sembra È un burro. buon Sono acquisto, sì. Questo è un buon rimasta. acquisto. Ottimo, sì, ottimo, veramente ottimo. Bene, siamo Io continuo. soddisfatti. Adesso Luca continua qua a tagliare un pochino di legno.
Ragazzi, piano piano la nostra montagnetta di legno cresce. Fino ad arrivare al soffitto. No, non la metteremo fin su su per un fatto di comodità nel prenderla. Anche se ce n'è. C'è tanto spazio ancora volendo da sfruttare in su. È vero, quello sì. Però come ci arriviamo? Ci vuole una scala. È una scala. Vabbè, piano piano, vediamo dai. Come siamo messi anche quando arrivano i quintali che abbiamo preso. È vero, sì. Sì, anche quelli poi saranno tutti da sistemare, sarà un bel lavoro. Tra l'altro oggi Luca e io abbiamo lavorato, mi diceva Luca, come una catena di montaggio. E prende, io taglio. E poi abbiamo sistemato. E niente, adesso però avremo ancora della legna da tagliare, ma ci fermiamo perché vogliamo fare un lavoro in garage molto molto utile. Adesso scendiamo e vi faccio vedere. Già che sono di sotto vi faccio vedere come procede la crescita dei funghi. Questi qua stanno crescendo benissimo e poi ce ne sono tanti piccolini, non so se li vedete, che stanno spuntando da qua, due lì, qualcuno piccolo anche da quel lato lì, qualcuno anche di qua, vedete? Piccolini stanno saltando fuori, questi devo dire questo lato è veramente esploso subito. Bene ragazzi, come avete visto abbiamo montato queste due semplici staffe per poter arrotolarci sopra la gomma da giardinaggio. Devo dirvi la verità, negli ultimi giorni mi sono accorta, non so perché io l'avessi rimossa questa cosa, che la gomma era più lunga di quello che pensassi. Un sacco di volte ho utilizzato l'annaffiatoio inutilmente. Dopo essermi accorta appunto che la gomma era più lunga, volevo utilizzarla, solo che avendola lasciata a terra si erano creati veramente tantissimi... come posso chiamarli? Non nodi, erano... grovigli. Sì, grovigli, infatti ora ci abbiamo messo non so quanto tempo a sgrovigliarla, una cosa allucinante ragazzi. E così abbiamo pensato di prendere due staffe per metterla sopra. In molti ci avete consigliato le gomme, quelle... come si chiamano? Sì, quelle che si piegano. Sì, hanno un nome che ora mi sfugge. Quelle che quando senza acqua sono corte, con l'acqua si allungano, quelle allungabili sono, forse. Sì, comunque quelle sono molto comode. Esatto, poi penso ci faremo un pensierino, ma anche questa comunque è comoda. Diciamo in campagna serve un po' di tutto. E credo e spero, me lo auguro veramente ragazzi, dopo la fatica che abbiamo fatto oggi, che messa così sarà molto più semplice da utilizzare, da riporre. Spero che... è vero Lu, perché per riporla adesso non so, ma quanto ci avrei messo, un'ora? Madonna, per sgrovigliarla tutta, tantissimo. Vediamo com'è. Esatto, speriamo bene. Adesso saliamo di sopra perché non ho idea dell'ora, ma fuori è completamente buio, quindi direi che è ora di preparare la cena. Thank you.
Allora, noi abbiamo appena finito di cenare. Mentre filmavo la nostra cena, il ragazzaccio tenta sempre di rubacchiare. E vi avevo anche spiegato che cosa avevo preparato, solamente che poi mi sono accorta che non si sentiva bene proprio per i rumori della cucina, quindi ve lo dico adesso. Stasera ho fatto delle polpette, non le facevo da un bel po' di tempo. È una ricetta questa velocissima, molto furba. Praticamente l'ho fatta con macinato, ricotta, parmigiano, uova e poi sopra una spolverata di pangrattato, basta. Vengono veramente buonissime, belle croccanti fuori, belle morbide dentro. A me piace tanto ed è soprattutto una ricetta molto veloce. E poi ho chiesto a Luca, cosa vuoi di contorno? Verdure o patate? E lui ha preferito le patate. E diciamo che nella normalità avrei fatto entrambe le cose, ma dovete sapere che attualmente io ho a disposizione, fino a quando non arriva la cucina, meno 18 giorni, tra parentesi, ho a disposizione solamente una pentola e una padella che sto usando per fare tutto. E quindi, come avete visto, ho anche cotto le polpette in pentola, e, per cui non riuscivo a fare tutto quanto. E niente ragazzi, è arrivato anche oggi il momento di concludere questo video. Io vi ringrazio veramente con tutto il cuore per averlo guardato. Come sempre mi auguro di avervi fatto un po' di compagnia. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani con un nuovo video.